questa potrebbe essere la scheda tua, Gianni, vergine, nel senso che ho appena finito di mandare i componenti. Quindi adesso va programmata. Quindi questa qui è completamente vergine, è nuda. Bisogna ancora testarla, diciamo. Scusa, mi dicevi che il micro puoi programmarlo dalla scheda direttamente. Adesso infatti ti faccio vedere. Dai, fammi vedere. Allora, innanzitutto abbiamo il programmatore dell'Atmel, perché è il micro dell'Atmel. Quindi carichiamo il programma. Attacchiamo il programmatore. Aspettiamo che il sistema operativo lo rilevi, visto che c'è vista. Non è ancora attaccato la scheda? No, ancora no. Inseriamo l'alimentazione nella schedina. Là già c'è il suo alimentatore. Tollera un'alimentazione da 5 volt a 20 volt con un regolatore che la porta naturalmente alla tensione del micro di lavoro, che è 3,3. Due LED rosso indicheranno che la tensione entra, è corretta, il verde che c'è il 3,3. Ok. Che è perfetto. Ok? Quindi adesso rispegniamo un secondo. Attacchiamo il connettore programmatore al JTAG, che è il connettore di programmazione del micro. Vediamo la programmata. Adesso vediamo. Io gli dico connettiti. Si sta connettendo, rilevo ok, JTAG ha rilevato il micro. Ora cancellerò fisicamente anche il dispositivo per farti vedere esattamente come funziona. Erase, cancellato, ok, ok. Bene. In questo momento andiamo sulla programmazione. Occhio là. Programma. Flashing. Programmatore lampeggia. Ok. In questo modo vuol dire LED che... giallo cosa vuol dire? LED giallo vuol dire che la scheda è pronta. Pronta vuol dire... Per essere programmata? No, è pronta per acquisire un firmware. Ok. Che noi gli daremo sulla SD. La scheda attualmente ha un bootloader ascoltante. Cioè è pronto a tutto, basta solo dargli qualsiasi firma all'interno della SD, lei si autoprogrammerà e ogni volta che si riaccenderà staccandola da tutto, adesso io qui posso chiudere, posso anche fare verify 10.000 volte, ogni tanto mi cambierà niente, mi dirà sempre che è perfetto. Ok, vediamo un attimo i fuse se sono andati giusti, tutto corretto, tutto perfetto. Ok, questo possiamo staccare, questo chiudiamo. Qui possiamo. Quindi il programmatore ha già fatto la sua funzione. Basta, non serve già più niente. Ci si vogliono veramente 3 secondi di programmazione. Cioè, me l'aspettavo veloce, ma non così tanto. Beh, sono 4K, gli abbiamo iniettato 4K, non mi sembra di metterci molto. 4K diciamo almeno 2 e tac, e poi è fatto. Bene, detto questo, a questo punto se noi accendiamo la scheda non farà altro che dire sono gialla, sono vuota. Cosa mi dai? Beh, ti do l'ultimo firmware, cioè qui dentro all'interno della Secure Digit, dove ci sono già i file dei vari giochi, ci abbiamo messo anche l'ultimo firmware. Se io ci mettevo un firmware non l'ultimo, ma rispetto all'attuale versione ultima della rete, ma per esempio la versione 0.73, la scheda si programmava con la versione 0.73 e se successivamente nei giorni seguenti decidessi di mettere un film più recente, automaticamente ogni volta che io inserisco la scheda, lui cosa fa? Lui il bootloader parte, fa giallo, come dire, fammi sentire come sono messa. Certo. Ok, non c'è niente di nuovo. E ti resetta. Ma se sento una novità invece? Se la novità si autoprogramma. Come okay. Si autoprogramma? Così. Facciamo finta che questa sia la novità per lei, perché è la prima volta. 1, 2, 3. Accendiamo, sente che c'è un firmo. Programmazione. Il LED rosso. Il LED rosso programmato. Perfetto, basta. Incredibile. Io volendo adesso, da cattivo, potrei tirare via anche questa. Ma lei è già programmata. E cos'è che ti dice che è ecco. Programmata? Si spegne il LED, si spegne. E resetta giallo. Il rosso è il LED fisico del drive, 1541. Quando lo accendi faceva e poi si spegneva. Questo fa uguale, solo che prima sente se c'è un firmware. Attenzione al LED rosso. Difatti. Reset. Certo. Ok, bene. A questo punto rimettiamo dentro la l'SD con i nostri file e incominciamo a usare. Connettiamo il cavo del floppy al connettore floppy. Ricordo che tutti i sistemi
MMC, IEC, HD e via discorrendo utilizzano dei cavi proprietari oppure devono essere saldati all'interno del Commodore 64. Ma vuoi perché deve prendere l'alimentazione, vuoi perché questi connettori è un casino trovare. Io ho messo insieme diversi progetti e ho tirato fuori questa. Bene, accensione, Commodore 64 si accende, qui si può accendere con, prima, dopo, quando pare, non succede niente. Ho provato a dargli le botte, le smartellate, non succede mai niente. Scheda spenta, voglio resettare il Commodore 64, tasto reset, occhio a TV, ecco reset. Attenzione, non è ancora alimentata, posso anche staccare l'alimentazione. E comunque il reset lo fa. Perché comunque va a agire fisicamente sul connettore. Accendo, solito procedimento che abbiamo visto prima, ok? Che dire? A questo punto, avendo configurato il dispositivo, io lo so, perché li ho messi io, quindi le vette verticali device 8, quindi floppy, primo floppy primo della catena con 64. Se avessi altri potrei configurarlo come 9. Farei così, spegnerei e accenderei. Ok, l'altro invece? L'altro, se torno su e faccio il 10, se metto tutti e due uno contro l'altro. Ah, ok, cioè, combinazioni, sistema. Ok. Questo lo vedi da là, perché se io faccio load, virgola 9, searching for, loading, ready, list, ed ecco la lista della della memory card. Abbiamo un piccolo problema di refresh col televisore, ma va bene. Immagino. Che dire? Niente, basta, guarda, io ti riporto sull'8, resetto, si resetta anche Santa Qua, si resetta tutto il sistema. Se io ti dico che sono sull'8, credimi, perché io sono sull'8. Secondo me tu sei sull'8. Secondo me sono sull'8, bene. Niente, quindi abbiamo visto la lista della Secure Digital. Io per comodità ho chiamato il browser A, perché faccio prima a caricarlo, PRG.8.1, me lo carica ed ecco un piccolo browser che ci permetterà di accedere alla nostra Secure Digital in maniera molto semplice. Già mi dice che è uno spettacolo perché gli piace parecchio. Dunque, naturalmente si naviga con le frecce come si deve navigare, come sono fatto, quindi con lo shift sopra per salire oppure semplicemente giù per scendere senza lo shift. Bene, possiamo qui purtroppo possiamo provare con i file di 64 sperando di non fare una brutta figura perché non li ho ancora provati, quindi devo salire di uno, la freccia indica alt, io faccio alt, entro dentro perché è un disco, quindi okay. Nel 64 mercato carico il programma. Ricordo che se il file ha un loader velocizzato il file non verrà caricato, per questi ci sono dei file convertiti, diciamo M2I, che si trovano nei siti e comunque sono anche sul dopo sulla Secure Digital, che sono dei dischi esplosi apposta in formato regime. E a quel punto si riesce comunque a caricare. A quel punto non si vedrà. I tempi di attesa sono lunghi perché sono quelli reali di un floppy disk, che comunque sì, era più veloce la cassetta, però ricordiamoci, ecco che sta partendo Ars Challenger, sembra che stia partendo. Che spettacolo! Che spettacolo! Tempo di caricamento sicuramente inferiore rispetto alla cassetta, almeno di un 3-4 volte. Scusa, e mentre caricava lampeggiava qualcosa? No, rimaneva fisso solo la solo il LED del floppy di utilizzo, che è quello rosso.